è libera, libera e indenne. È il titolo del breve filmato che vi proponiamo per il 25 aprile 2020. Realizzato da Cornelio Beretta su pellicola 16 mm, documenta alcuni momenti delle giornate comprese tra il 27 aprile e il 10 maggio 1945 a Como, in piazza Cavour e sul Lungolago. Il filmato è uno dei rari documenti, forse l'unico, che illustra i momenti della liberazione nella primavera del 1945 in una città del nord. Racconta per immagini la fuga dei fascisti da Como, l'arrivo dei partigiani in piazza, la folla festante e incuriosita. La sezione maggiore del filmato è dedicata all'arrivo delle prime avanguardie della Quinta Armata Americana e da una piazza affollata di gente che respira i primi momenti della conquistata libertà. Cornelio Beretta, successivamente, registra il passaggio di una colonna di prigionieri tedeschi verso i campi di concentramento e poi filma l'umiliazione inflitta a una collaboratrice dei nazifascisti. L'8 maggio sfilano le formazioni partigiane, salutate dalle autorità del CNN e dagli alleati. Gli ultimi fotogrammi ci restituiscono scorci di una giornata estiva, tra bagni nel lago, bambini che giocano e momenti di vita serena. La guerra è finita e si può guardare con fiducia al futuro. Il documentario venne regalato da Cornelio Beretta nel 1963 a Giusto Perretta, allora dirigente dell'ANPI provinciale e successivamente fondatore dell'Istituto Comasco per la Storia del Movimento di Liberazione, ora Istituto di Storia Contemporanea Pier Amato Perretta. Nel 1983 venne curato un volume che riproduce i fotogrammi del documentario e i documenti originali relativi alla giornata della liberazione di Como. La pellicola, insieme alle videoregistrazioni di 21 interviste a protagonisti della resistenza comasca, è conservato presso l'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza di Torino.